Addio al nubilato, a Ibiza per Diletta Leotta che al termine della stagione calcistica e degli impegni in campo è volata alle Baleari con le amiche. La speaker radiofonica ha condiviso su Instagram una serie di scatti, le immagini la ritraggono sia in abito bianco sexy sia in bikini viola audace a bordo piscina. Con lei la cognata Irene Simeone e Francesca Muggeri, assente invece la damigella della futura sposa Elodie. Mancava perché la cantante era impegnata a Milano, dove ha presentato il suo nuovo singolo Black Nirvana con uno show in piazza San Babila. E insomma, Diletta Leotta si è scatenata in discoteca per il fine settimana con le amiche, poi tante pose sensuali, outfit bollenti e foto ricordo. Ricordiamo che Diletta Leotta e Loris Carius si sposeranno il 22 giugno a Vulcano alla presenza di 150 invitati. Ovviamente non si sa nulla sull'abito da sposa che indosserà, anche se la Leotta aveva detto di recente: ne avrò provati 30, vorrei andarci in jeans all'altare, ma pare che nei programmi del giorno delle nozze ci siano ben tre cambi di vestito. Dopo quello della cerimonia ci saranno quelli del banchetto e ancora sono assicurate delle sorprese. In passato Diletta Leotta ha avuto una relazione sentimentale con Matteo Mammì, dirigente televisivo e nipote dell'ex ministro delle comunicazioni Oscar Mammì. La loro storia d'amore è durata 4 anni, inclusi 12 mesi di convivenza. Successivamente la Speakers ha intrapreso una relazione con Daliene Scardina, celebre pugile italiano, per poi legarsi all'attore turco Can Yaman, da cui si è separata nel 2021. Nell'autunno del 2022 ha conosciuto Loris Carius, portiere del Newcastle. È stato amore a prima vista. È l'uomo della mia vita, ha detto alle amiche, e pochi mesi dopo la coppia annunciava l'arrivo della loro bimba Aria, nata ad agosto 2023. E allora non ci resta che aspettare le immagini del prossimo matrimonio, che sarà sicuramente favoloso.